Grande partecipazione di pubblico alla quarta sagra della Testa di Turco, del dolce tipico di Castelbuono, nota località turistica a 90 km da Palermo. Il piccolo centro alle porte del Parco delle Madonie ha accolto oltre 5.000 persone tra visitatori e turisti con la sana e calda accoglienza che da sempre lo contraddistingue ed in un'atmosfera quasi surreale, fatta di luci e colori, di profumi e sapori, di suoni e note musicali. Una manifestazione magnifica, siamo stati anche premiati dalla bellissima giornata primaverile, direi non invernale, una grande tradizione che si ripete con musiche, colori, sapori madoniti, ma principalmente una grande tradizione legata a noi, a un dolce tipico castelbonese che ci vede andare indietro nel tempo. È un dolce che nasce a Castelbuono nel periodo della dominazione araba e nell'occasione in cui i popoli arabi sono stati sconfitti dai normanni si è ideato questo bellissimo e gustosissimo dolce. Noi siamo intanto un'associazione Gattopardi Sicilia, siamo presenti dove c'è un grande valore della sicilianità, siamo presenti tra l'altro in 5 nazioni nel mondo dove l'indice e la presenza dei siciliani emigrati è tanto, ci serve fare queste manifestazioni chiedendo poco agli enti o niente in certi casi, in quanto riusciamo a farlo grazie al fatto che siamo dei filantropi. Ogni anno abbiamo un calendario molto ricco di eventi legati alla nostra storia. Vi ricordo Agrambiente Madonie, Cavalli e Donne sotto le Stelle, Vivi Natura, il grande premio letterario dicevo musicale Gattopardi Sicilia, le rassegne musicale e teatrale che partono proprio stasera con l'inaugurazione del Cineteatro Astra di Castelbuono. La manifestazione si è snodata per le vie principali del centro storico fra il castello con la piazza e la via Umberto I e più precisamente nella centralissima piazza Margherita dove sono stati allestiti gli stand del villaggio gastronomico. Questa è stata l'area particolarmente apprezzata dai due gustai che hanno avuto modo di assaporare gran parte delle tipicità della zona, ori e vini, conserve a base di prodotti agroalimentari, cioccolatini e panettoni fatti in luogo ed ancora formaggi, salumi e persino le salsicce ancora calde. Qual è il vostro cavallo di battaglia di oggi? Il nostro cavallo di battaglia è la nostra salsiccia, dove noi lavoriamo, abbiamo dei punti vendita, io e mio cognato su Polizia Generosa, proviamo i nostri salumi di piccola produzione con le salsicce e cerchiamo di portare sempre avanti i nostri sapori e i nostri prodotti che si avvicinano sempre al nostro paese. Parlare di Madonia, ambiente, territorio, ma anche e soprattutto sana e buona cucina tradizionale. Abbiamo mangiato oggi veramente da Dio, come si suol dire, dal suo ristorante. Qual è un po' il segreto di questa attività che lei ha tirato su negli ultimi 5 anni con tanto amore? Le cose fresche, fatte al minuto. Qual è il menù tipico che voi offrite in questo territorio? Allora, il menù tipico sono giustamente il ragù di cinghiale, può essere fatto sia il rosso che il ragù bianco. Gli antipasti sono con verdure locali del nostro giardino, giustamente, anche formaggi freschi, salumi insaccati, e varie frittelle di verdure o anche, posso dire, caponata che è molto famosa. Ancora poi abbiamo la famosa Testi Turco e il dolce castelbonese che ormai da anni è un punto nostro di forza. Un'attività che nasce da un sogno che lei custodiva nel cassetto. Come ha fatto una mattina da donna, si è svegliata e ha detto oggi apro un ristorante? Perché mi piace stare la gente, mi piace stare in mezzo alla gente, è l'unico modo per poter esprimere la mia vitalità. Una passione travolgente e contagiante, come dice la mamma. Sì, contagiante. Una volta che vieni qua devi gli mettere impegno, l'amore. E anche la clientela comunque lo merita, perché abbiamo una buona clientela che capisce anche di buona cucina e sa anche dare i propri giudizi positivi. Io penso che i tuoi colleghi all'ambiente forense, visto che sei un avvocato, ti invidiano questa doppia attività. Vero, vero. Infatti tutti mi dicono lascia il mondo forense e fatti la ristorazione, comunque però dai. Sei evidente allora che sei un bravo avvocato per dirti così. Concorrenza è bella. Può darsi, ma non lo lascerò, farò tutte e due finché potrò, poi vediamo. In futuro gestiremo in modo un po' diverso magari.
Cibo buono, accoglienza sana, soprattutto ambiente familiare, lo dimostra questa videata, le nuove generazioni che si avvicinano. Piero Toscano. Anna Toscano. Terza generazione, futuri istruttori a Castelbuono. Auguri a tutti. Grazie. Il centro storico Castelbuono è stato costantemente affollato dai numerosi visitatori che tra un assaggio e l'altro hanno fatto la scorta di prodotti agroalimentari qualità, il buon miele, le prelibate marmellate e conserve, formaggi, latticini e salumi sopraffini ed ancora squisiti dolcetti, cioccolatini, torte e pasticcini a base di manna e dolci sin fondo, il dolce tipico per eccellenza di Castelbuono, la testa di turco, di cui abbiamo seguito la preparazione al laboratorio l'American Bar. Antonio, questo dolce come nasce? Nasce perché è una tradizione qua casalinga che poi si è tramandata e l'abbiamo fatto diventare un dolce. Ci vuoi spiegare un po' come si prepara? È molto semplice, latte intero, zucchero, amido di grano, cannella e buccia di limone. Portare tutta la ribollezione e poi quando è pronto si prepara come esistente come una lasagna. Allora, questo sfoglio viene poi preparato con uova e farina. E poi passato nella macchina, come si prepara una normale pasta per fare la pasta appunto. Anziché bollire viene fritta e poi viene preparata nel mezzo di questa crema, appunto la testa di turco. Che poi si condisce poi alla fine con cannella, macinato fresco, diavolicchi e scaglie di cioccolato. Ogni pasticcere ha il suo segreto, il tuo qual è? Beh, appunto perché è un segreto non si può dire, però se ci mette poi un pizzico di qualcosa per dare qualcosa di nostro, di particolare, un aroma di buon vaniglia bourbon e un po' di aroma di limone, oltre alla buccia di limone. E io aggiungerei un territorio tutto da gustare, abbiamo visto delle prelibatezze passando per i banchi, per le pasticcerie, ce ne vuole parlare? Oggi è la giornata della Sagra della Testa del Turco e la stiamo promuovendo abbastanza bene sia nell'ambito locale sia nell'ambito provinciale, regionale e puntiamo a livello nazionale e internazionale. A prescindere appunto della Sagra della Testa del Turco, che appunto oggi è una giornata molto bella, molto particolare, infatti nelle piazze avete visto il movimento dei turisti, perché appunto questo territorio è abbastanza sviluppato nel settore enogastronomico, appunto quando parliamo di enogastronomia parliamo appunto di turismo, perché noi dobbiamo puntare appunto sulle basi, sulle nostre cose che abbiamo nel territorio. Appunto quando si parla di enogastronomia parliamo di ristoranti, parliamo di pasticcerie, parliamo appunto tutto quello che ci circonda attorno. Dopo la pausa pranzo, dove hanno fatto da re le privatezze e la buona cucina popolare, vanto dei ristoratori del luogo, vista la vicinanza con le festività natalizie, hanno fatto affari d'oro anche le altre attività commerciali Castelbuono, fra cui le rinomate pasticcerie, le raffinate enoteche e gastronomie, nonché le numerose attività che trattano artigianato, oggettistica, riproduzione di mobili ed antiquariato, che sono state costantemente prese di mira dai visitatori e dai turisti alla ricerca di regali davvero originali e perché no introvabili. Ci troviamo in uno dei negozi più forniti alla zona, Obrag, di Rosanna Di Garbo. Rosanna, come è nata questa passione per questo genere di oggettistica che vendi ai tanti turisti che vengono qua? Ma è nata piano piano, intanto mi sono inventata un lavoro, sono partita con le riproduzioni, piano piano ho cominciato a inserire qualche pezzo antico e considerando che c'è stata la risposta del mercato ho incrementato sempre di più. Infatti prima era in un negozio fra l'altro molto più piccolo di questo, dopodiché non riuscivo più a spostare le pareti e di conseguenza ho trovato questa realtà e mi sono trasferita qua. Una location che calza a pennello la tua attività, una villa ottocentesca dove settecentesca, ecco, dove i tuoi clienti rimangono affascinati anche dall'estetica di questa villa, ma cosa chiedono principalmente, quali sono gli oggetti che più li attraggono? Ma dipende dal tipo di clientela, per dire durante la settimana io lavoro con la gente castelbuonese, per cui insomma è l'oggettino per la casa, il mobiletto eccetera, mentre sabato e domenica e tutti i festivi che sono regolarmente aperta, che quindi diciamo Castelbuono viene raggiunta da un po' tutta la Sicilia, almeno durante l'inverno, si vende un po' di tutto, insomma hai visto che vastità di articoli che c'è
nel mio negozio, no? Quindi chi viene attirato dall'oggettino per il regalino, chi dal grande pezzo di antiquariato, insomma ognuno, cioè appunto ci sono tanti articoli per poter dire vendo di più questo o meno quello. Diciamo che il mio pezzo forte in genere è l'illuminazione di riproduzione. Comunque oggi, sbirciando fra i tanti pezzi e orecchiando fra la tua clientela, ho notato che ci sono molti esperti che vengono appositamente da te cercando il pezzo d'arte che magari qui riescono a trovare ancora. Sì, insomma ci sono, perché poi appunto io difficilmente, anzi diciamo che non ho quasi mai fatto pubblicità, ed è un passaparola, cioè la gente che viene giustamente a macchia d'olio si va allargando insomma la mia attività, la mia clientela. Un territorio meraviglioso, incastonato in uno dei parchi più belli, quello delle Madonie, dove gli alberi sono elemento essenziale. Lei, signor Cicero, è riuscito a trarre vantaggio o a sfruttare, diciamo, la sua vena artistica per produrre dei gioielli di artigianato che sono veramente molto belli. Come è nata questa idea di trasformarsi in imprenditore del legno? Prima di tutto la passione che ho io per il legno. Significa che tutto nasce dalla cosa che mi porto di eredità da mio padre, e che vado a tagliare i boschi e poi il legname lo realizzo queste cose che ormai sono per il territorio nostro veramente una cosa stupenda. Il grande successo della quarta sagra, la testa di turco, il dolce tipico di Castelbuono, voluta dall'associazione Gattopardi di Sicilia, riporta alla ribalta della cronaca vecchie e nuove problematiche circa le inespresse potenzialità turistiche della cittadina e dei territori al comprensorio del Parco delle Madonie, che meriterebbero sicuramente molto di più. Aria di festa, dolci, musica, artigianato, non manca niente, consigliere? No, sì, non manca veramente niente. Abbiamo avuto una bella giornata di iniziative che si stanno per concludendo in questa magnifica piazza Margherita di Castelbuono, in un territorio ricco di natura, ricco di esperienza, ricco di prodotti del legno e più quello che lei già ha potuto notare durante questa stupenda giornata, dove tutto si va a coniugare in un progetto armonico, dove la natura insieme ai prodotti enogastronomici più quelle che sono le tradizioni di un territorio fanno proprio la differenza in questo mondo globalizzato. L'associazione Gattopardi hanno dimostrato con questa manifestazione e con tantissime altre avute tutte buon esito che senza coinvolgimento pubblico, senza fondi e sovvenzioni, se si crede al territorio e nelle potenzialità di questa gente, si riesce a fare tanto. In effetti non sempre e fondamentalmente occorre alla base il denaro, gli euro, i soldi. Spesso riuscendo a coniugare energie, esperienze e anche una buona disponibilità a tutti gli operatori e credere in qualcosa, può anche superare gli ostacoli che possono essere legati spesso alla mancanza di fondi. Un territorio bellissimo quello madonita, ricco di potenzialità, abitato da gente sana, accogliente e volenterosa, che tanto spera nel rilancio del turismo. Il parco, i comuni del comprensorio, gli enti, le associazioni dovrebbero iniziare a collaborare, al di là dei colori politici, per il rilancio del territorio. Occorrono programmi validi, azioni sinergiche, scelte coraggiose, ma soprattutto la volontà di voltare pagina e la determinazione a prodigarsi per il bene comune. Oggi si parla di sinergie, si parla di fare unione che fa la forza. I Gattopardi Sicilia potrebbero essere l'anello aggregante per tutti gli enti di questo comprensorio? Ma io credo di sì, noi ci siamo mossi per fare anche, a parte un consorzio dei produttori per l'enogastronomia, stiamo promuovendo anche un rapporto fra gli enti e associazioni come le nostre, non profit, che hanno interessi simili alle nostre, cioè significa valorizzare il nostro territorio, il nostro ambiente e la sicilianità. I Gattopardi Sicilia nascono principalmente per questo, cioè cercare con poco di fare tanto.